Carissimi, questa festa dei nostri fratelli del Monte Carmelo ci fa pensare a una antica tradizione collegata alla figura maestosa del profeta Elia. Nella scuola carmelitana c'è la tradizione a livello mistico che questa nuvola che usciva dal mare, vista da Gehazi, quello servo del gran profeta, era una prefigurazione della Madonna stessa. Nella famiglia carmelitana c'è dunque questa tradizione della vita interiore coltivata al massimo, già per origine monastica e eremitica, diventata poi una famiglia mendicante in Europa e rinnovata da questi due grandi mistici dottori della Chiesa, San Giovanni della Croce e Santa Teresa. Una cosa da ritenere per noi sarebbe l'importanza del quadro quotidiano, la struttura. Per loro due ore separate, solide, di preghiera del cuore, dell'incontro, la preghiera mentale, semplice, intensa e non troncata per qualsiasi motivo, dando spazio dunque allo Spirito Santo che è il vero maestro interiore, perché anche nella vita liturgica si può arrivare a quel punto di fare tante belle cose a livello esterno, ma mancando l'appuntamento a livello del cuore. Invece Santa Teresa di Avila insegna che nella preghiera mentale il vantaggio è questo, che c'è meno illusione possibile, perché si tratta della volontà e si tratta del rendersi, arrendersi a livello profondo, del dare consenso all'operazione divina. Senza quello tutto il resto è a livello esterno. Dio regna solo quando ha accesso alla volontà. E proprio nel Vangelo di oggi è la parola data dal Signore stesso. Tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Abbiamo tante testimonianze, anche in Irlanda, del potere di questo simbolo e legame con l'ordine carmelitano, che è lo scapolare. Incidenti di macchine in cui tutto era al massimo distrutto, però le persone erano salvate e trovavano intatto dopo l'incidente, miracolosamente, lo scapolare. Io vorrei raccontare una storietta vera che è capitata durante la guerra. Era un gruppo di soldati americani che erano lì nel momento in cui i tedeschi si ritiravano pian piano, perdendo sempre di più il terreno. Erano arrivati questi giovani americani a un posto dove dovevano dormire per trovare almeno un minimo di riposo per la stanchezza della giornata. Prima hanno trovato un podere abbandonato in cui per fortuna c'era acqua ancora corrente, però a livello del pozzo fuori. Dunque hanno usato questo per lavarsi.
E per fare bene questa operazione, quel giovane americano cattolico ha tolto lo scapolare del Carmelo che portava durante tutta la guerra con grande devozione. L'ha messo sul polso e non ha pensato a rimetterlo. Dopo è andato con gli altri a trovare un posto per dormire in una trincea di guerra abbandonata ormai. Però non arrivava a dormire e poi si è reso conto a un certo punto che non portava più sul collo questo scapolare. Lui si è detto, oh, durante tutta la guerra ho avuto questo al mio cuore e mi ha protetto, però non posso recuperarlo adesso, non mi permetteranno di uscire e ho voluto dormire. Non arrivava a dormire. Faceva ancora questo ragionamento e a un certo punto non poteva veramente dormire e ha deciso di parlare con l'intendente, quello che guardava un po' gli altri e ha spiegato quella situazione. Non era facile ottenere il permesso, comunque è andato a trovare questo scapolare. Non c'era al posto dove aveva lasciato, era distrutto. Però, tornando, ha sentito un'esplosione enorme. Cosa era questo? E tornando agli altri, non c'erano più. Sembrava che i tedeschi abbandonato questa trincea lasciando dentro una bomba a tempo che poteva esplodere dopo, solo quando loro erano partiti. E fu così che questa truppa è tutta partita nell'aria in un secondo di tempo durante il sonno. Queste mine terribilmente pericolose durante la guerra. E deciso quello dunque a rifugiarsi a un posto dove almeno poteva mangiare qualcosa, bere qualcosa per consolarsi. E chi è entrato dentro se non un suo compagno? Come sei riuscito a uscirne vivo? Ma a causa di te, caro fratello, ti cercavo perché ho trovato questo, tenendo lo scapolare, e sapevo che era tuo e che per te voleva dire qualcosa, e ho voluto cercarti per dartelo. Però l'ufficiale non mi ha permesso, mi ha detto, va. Far qualcosa di utile. Va lì nell'alberghiere a prendermi qualcosa da bere, un po' di acqua almeno, ho sete. E così mi sono trovato qui e ho sentito questa esplosione enorme. Vedi, a causa di questo scapolare, noi siamo gli unici sopravvissuti. Concludiamo. La Madonna ha lasciato qualche segno. E anche a Fatima, nell'ultima apparizione, si è presentata come la Madonna del Carmelo, tenendo in mano questo scapolare. Portiamolo con devozione, portando un po' il giogo di Cristo e della sua Santa Madre, e promettendo di essere degni di loro.